Andiamo a vedere la sala birreria che si trova di sotto del Teatro Siponi. Questo è l'ingresso, bello ampio, ci sono anche le uscite di sicurezza sulla destra. Questa birreria è stata realizzata circa 10 anni fa, ha avuto un periodo importante all'inizio. Poi i gestori si sono succeduti fino a circa 3 anni fa, 4 anni fa, quando la società ha voluto chiuderla definitivamente perché non era abbastanza redditizia. Come vedete, a questo punto c'è il bancone della birreria dove precedentemente c'era la discoteca del Ciconi, così chiamata, storica discoteca, per la quale parecchie persone hanno avuto modo di divertirsi durante la giovinezza. Ecco il bancone con i controsoffitti. Oggi gli impianti sono stati particolarmente distrutti per gli interventi che sono stati fatti di verifica. Come vedete, sono state tolte le controsoffittature, come vedete sopra, per verificare le condizioni dei solai, i rivestimenti dei pilastri. Ecco, se vedete qua in fianco, potete notare il pilastro come è stato parzialmente demolito per verificare i ferri di ripresa del pilastro. Questo servirà naturalmente per poter creare lo stato di fatto della struttura e analizzare poi, attraverso gli applicativi informatici, verificare, fare la verifica sismica, antisismica della struttura stessa. Cioè, se oggi la struttura del Teatro Ciconi può reggere a un eventuale terremoto, così come è successo nel 1976. E quindi il tipo di intervento che verrà fatto dovrà essere adeguato alle nuove normative, ingegnere. Ecco, abbiamo con noi l'ingegnere Dodorico, funzionario del Comune di Strananiere, che sta portando avanti le verifiche statiche della struttura del Teatro Ciconi. Sì, no, questa è una fase successiva alle verifiche sugli elementi strutturali. Infatti non eravamo in grado di avere al momento le caratteristiche delle strutture dal punto di vista intrinseco, perché come potete notare tutte le strutture erano rivestite oppure controsoffittate. Per cui abbiamo fatto una campagna di scarifiche, oltre che praticamente un insieme di sondaggi per finalità connesse a capire le caratteristiche interne delle strutture, quindi dei solai, dei pilastri, ferri di armatura e altri elementi strutturali, e quindi in base a questo monitoraggio saremo in grado, sulla base di una procedura di calcolo matematica, di verificare se la struttura, così com'è, può ritenersi rispondente alle ultime normative in materia antisismica, che sono normative che risalgono al 2008, quindi sono relativamente recenti. Ecco, qui ci troviamo dove era situata la sala mescita della discoteca Ciconi, come potete vedere gli specchi con i supporti per le bevande, una parte naturalmente è stata demolita, attualmente, anzi recentemente viene utilizzata come sala deposito della birreria, ed ecco vediamo gli interventi per verificare lo stato di fatto della struttura. Questi sono dei muri portanti, in parte in pietra, con qualche inserimento in laterizio, e in parte anche in mattoni in cemento. Questi mattoni sono tipici degli anni 30. Esatto, sono mattoni che venivano realizzati in opera attraverso delle casseforme, quindi gettati e una volta asciugati venivano posati in opera dagli operai. In realtà si può osservare che la grana delle murature è molto variegata, perché abbiamo dei tratti in cui sono i mattoni di calcestruzzo realizzati in opera. Poi a fianco c'è invece una parte praticamente in pietrame con legante cementizio. Per cui è una situazione complessiva abbastanza variegata delle compagini murarie.
Ed è questo uno degli elementi certamente non positivi per le finalità connesse ad un recupero strutturale dell'immobile. Possiamo dire, è uno dei carotaggi su un pilastro. Ecco, il carotaggio serve proprio per estrapolare una parte del calcestruzzo e questo, diciamo, cilindro viene poi portato ad analizzare attraverso le prove di compressione per vedere la consistenza del cemento, se è adeguato alle attuali esigenze strutturali. Ecco, molto interessante e molto simpatica anche la volta, ovvero il controsoffitto. Qui siamo proprio sotto il palcoscenico. Come vedete, un controsoffitto, anzi un solaio, effettuato con dei profilati in acciaio e le volte in laterizio. Tipico sempre degli anni 30 comunque. Potete vedere proprio lo spessore solaio. Lo spessore solaio penso sia di 25, 20? Il solaio è pari praticamente alla larghezza dei mattoni forati, che quindi sono 12 cm e mezzo. Per cui senz'altro, se dovessimo recuperare questo tipo di solaio, che comunque è un solaio molto resistente, perché la piatta banda scarica lateralmente i carichi verticali, è chiaro che dovremmo fare una cappa di ripartizione in calcestruzzo che vada a integrare praticamente la resistenza delle voltine. Certo, nell'ipotesi di recupero, il fatto di recuperare, magari mettere in vista questo tipo di strutture, può avere un suo valore, non dico storico monumentale, ma quantomeno che ci fa capire qual era l'artigianato edilizio dell'epoca. Andiamo adesso e continuiamo il nostro percorso per vedere come era fatta la sala relativa alla cucina, che era utilizzata per la ristorazione della libreria. Naturalmente anche qui sono stati fatti delle verifiche murarie, quindi portate le piastrelle e gli intonaci per verificare il tipo di struttura. Ecco, anche sopra nel solaio, come vedete, sempre realizzato con profilati in acciaio e volte in laterizio. Verifica viene fatta praticamente per verificare qual è lo stato di compressione della muratura a livello del taglio e per verificare qual è praticamente la resistenza che è in grado di assorbire, no? In queste fessure vengono inseriti dei martinetti piatti che poi vengono messi in pressione e in base alla pressione che viene trasferita ad uno strumento di rilevazione si capisce quanto questo tipo di muratura è resistente sia a compressione che al taglio. I risultati, diciamo, in alcuni ambiti sono abbastanza confortanti, in altri ambiti murari sono del tutto negativi. Beh, molto interessante questa parte di verifica. Andiamo a vedere un altro scorcio della struttura, una parte del teatro che molto probabilmente pochi conoscono, molto probabilmente chi ha oggi una certa età si ricorda della tavernetta che c'era al di sotto della discoteca, è stata più volte aperta, chiusa e ristrutturata, infatti si chiamava tavernella e veniva utilizzata come ristorazione per la discoteca. È uno stanzone abbastanza, insomma, piccolo, non molto grande, una sala cucina proprio qua di fronte alle scale e con la saletta con il caminetto. Come potete vedere c'è un caminetto tipico friulano che ci fa capire qual era l'utilizzo di questa sala. Ed anche qui naturalmente ci sono state fatte delle verifiche sulla struttura a livello portante, anche sulle fondamenta. Ecco, ingegnere, qui sono stati fatti gli scavi per verificare lo stato di fatto delle fondamenta, che mi sembra di capire non ci sono. No, infatti è subito emerso dai primi scavi, questo è uno esemplare, dove si vede praticamente che la muratura si ferma, c'è solo un piccolo strato di magrone dello spessore della muratura di circa 20 cm, quindi vuol dire che non esistono comparti fondazionali, no? Nel caso di recupero è presumibile che toccherà realizzare delle cinture fondazionali in calcestruzzo da legare con la muratura esistente al fine di
determinare delle situazioni di uniforme distribuzione dei carichi sul terreno, perché diversamente questo muro sotto un sisma potrebbe anche sgretolarsi alla base, no? Dovete considerare che questo muro è un muro che tiene praticamente su tutto il retro del Boccascena, quindi della zona teatrale dove si fanno gli spettacoli, ed ha un'altezza da qui che arriva oltre 35 metri. E un altro elemento di debolezza, oltre alla mancanza di fondazioni, è il fatto che si sono state individuate in alcuni ambiti di questa importante compagine muraria delle nicchie, come potete vedere, che mettono in risalto che la distribuzione dei carichi verticali fino al suolo non avviene a muro pieno ma mediante dei contrafforti. Qualora sappiamo bene che poco più a monte, poco più in alto, il muro è pieno, cioè nel senso interessa tutto lo spessore della muratura. Quindi decisamente precaria come struttura portante, così visivamente. Così com'è precaria, quindi anche senza il supporto di un calcolo statico e sismico matematico, senz'altro si può stimare la necessità di fare degli interventi seri di consolidamento strutturale. Consolidamento che devono tra l'altro obbligatoriamente arrivare all'adeguamento sismico, per cui devono essere verificati determinati canoni di resistenza. Che potrebbero però essere, diciamo, alleggeriti dal fatto che si tratta di un edificio monumentale. E quindi c'è una normativa che prevede la possibilità di una verifica meno rigorosa. Quindi verifica monumentale significa anche mettere alla luce quelle che sono le strutture che in qualche modo richiamano alla storia di questo impianto. Esatto. Ecco, qui vediamo il soffitto, sempre fatto con profilati in acciaio, e in ambiente intonacato, completamente intonacato, rende comunque l'idea di come venivano realizzati in quegli anni i soffitti e i solai.